cari amici, bentornati sul canale. Ieri si è tenuto il Minecon Earth, dove sono stati fatti molti annunci interessanti che andrò ad analizzare insieme a Sara. Ciao! Innanzitutto hanno annunciato un gioco a parte, uno spin-off di Minecraft chiamato Minecraft Dungeons, ovvero un dungeon crawler in cooperativa in uscita su PC nel 2019, di cui non vediamo l'ora di saperne di più. Assolutamente sì, sono curiosissima di scoprire cosa ha combinato stavolta la Mojang e le loro menti diaboliche. Ma adesso passiamo a Minecraft vero e proprio, perché è stato detto davvero tanto. Iniziamo con l'aggiornamento Village and Pillage, in arrivo all'inizio del 2019, che aggiunge tante cose interessanti e che va soprattutto a modificare qualcosa che non era stato toccato praticamente negli ultimi 7 anni, ovvero i testificate. Che non chiamano neanche più testificate ormai, quindi pensa quanti secoli sono passati. Ehi, ma io sono rimasto indietro. Più carino chiamarli testificate. Non solo ci saranno delle modifiche ai testificate, ma anche ai villaggi. Se prima in ogni bioma trovavamo lo stesso tipo di villaggio, solo fatto da materiale diverso, da adesso i villaggi avranno degli edifici unici che variano di bioma in bioma. Per esempio, nelle pianure abbiamo questi nuovi edifici, come un mercato con dei chioschetti, una stalla e delle balle di fieno in giro per il villaggio. Possiamo vedere anche come i tetti siano cambiati e ci sono delle costruzioni fatte a 2 piani, metà di pietra e metà di legno. Mi piacciono molto come costruzioni e non vedo l'ora di visitare uno di questi villaggi nelle pianure. Ma passiamo al deserto. Qui possiamo vedere una gigantesca torre alta come non se ne erano mai viste, e poi questo stile architettonico molto diverso rispetto a quello delle pianure, con tutti i tetti piatti, perché non serve avere un tetto spiovente in un posto dove non piove mai. Salta subito all'occhio è anche il cambio delle texture, ovviamente, che sarà oggetto della 1.14. Si nota subito dal grano, che come si può vedere è molto più saturato, giallissimo, super giallo, non l'abbiamo mai visto così giallo. Possiamo anche vedere quanto il grano da così giallo diventi marcio e marcetto brutto, come in quel fieno che non ispira granché. Questa deve essere la casa del costruttore dei bottoni, immagino. Vede, si nota. E in questa costruzione hanno addirittura voluto utilizzare la glazed terracotta, quindi dando anche un tocco di arredamento più particolare che non guasta mai. E vedere anche questo piccolo recinto con dentro una pecora ci fa capire che ci sono degli edifici fatti apposta per i vari mestieri dei testificate, che infatti adesso saranno ancora più particolareggiati, ovvero ognuno di essi avrà una nuova skin. Vi rendete conto? Guarda, siamo abituati ai testificate sempre uguali da una vita, e invece finalmente potremo vederne centinaia diversi, ognuno differenziato dal bioma. Quindi se andiamo in una giungla, andiamo nel deserto, andiamo in una pianura, i testificate che abiteranno quei villaggi saranno comunque un pochino diversi gli uni dagli altri. Adesso ne abbiamo, direi, 12 tipi diversi, ognuno per un lavoro differente. Il fatto che siano differenziati in base al bioma in cui si trovano, quindi anche il vestiario che cambia in base anche alla temperatura che fa, è ovvio che un testificate vicino a una zona più fredda sia vestito in modo diverso rispetto a dove fa più caldo. Vi rendete conto di una cosa? A quei testificate si vedono i piedi! Che bello, che bello! Niente calzini però, Gianji. Vabbè, hanno usato tutti. Bravo Gianji, bravo. Devo ammettere che comunque le skin le hanno fatte davvero bellissime. Poter vedere il tipo con il monocolo, quello con quella maschera sulla faccia, il fabbro. Massimo, qua siamo un gatto qui, cioè guardalo. Pronto per carnevale. Yay!
C'è anche quello con la benda sull'occhio, quindi sembra quasi un pirata, quasi a tema piratesco. Non vedo l'ora di incontrarli tutti e insieme a voi di trovare un nome per ciascuno. Sarà divertente. Tra l'altro cercheranno anche di rendere i testificate un po' più intelligenti, creando una sorta di routine. Ovvero, la mattina si svegliano, escono di casa, vanno nel loro luogo lavorativo, magari dopo un po' si incontrano con altri testificate e chiacchiano del più e del pelo e poi fanno merenda, tornano a casa felicemente la sera e vanno a dormire. Ma non è finita qui, c'è anche la parte pillage, ovvero i nuovi cattivi dei villaggi, i nuovi terribili nemici dei testificate. Prima c'erano semplicemente gli illager, adesso ci sono i pillager. La cosa peggiore è che i pillager non verranno da soli, ma si faranno accompagnare dalla bestia, che già dal nome una terribile creatura mastodontica con una faccia inquietante, che è una specie di bufalo arrabbiatissimo o un rinoceronte da guerra e distruggerà le coltivazioni con cattiveria, mamma mia. Aspetta, 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 cos'è questa? Guarda questa costruzione. Anche questa deve essere una nuova costruzione dedicata ai vari biomi. È fantastica, è gigantesca e sembra anche molto bella, cioè vorrei viverci. Si possono notare anche quei bellissimi campi coltivati che sembrano quasi dei terrazzamenti. È diventato tutto più grosso in Minecraft ultimamente, mi sono perso qualcosa. Pare di sì. Come abbiamo potuto vedere, i pillager avranno anche una loro arma, ovvero la balestra, che però sarà anche craftabile dai giocatori. Le balestre faranno più danni rispetto agli archi, spareranno più lontano, però si ricaricheranno più lentamente. Inoltre ci saranno anche dei nuovi incantesimi per potenziarle. Uno sarà la ricarica veloce, il colpo triplo addirittura, e un altro che per ora è rimasto segreto, ancora non ci è stato rivelato, però speriamo di scoprirlo molto presto. Maledetti. Malditi. Ed è fantastico vedere che possono addirittura sparare anche i fuochi d'artificio. Fantastico, le feste, grandi feste con queste balestre. Ma non è tutto, quello che avete visto finora riguarda l'aggiornamento Village and Pillage in arrivo all'inizio dell'anno prossimo. Ma in realtà hanno anche parlato di un altro aggiornamento che arriverà non si sa bene quando, ma diranno di più nelle prossime settimane, che aggiungerà cose interessanti, come per esempio i gatti. Ma in realtà i gatti ci sono già, quindi che cosa intendono dire? Intendono dire che al momento esistono gli ocelot che, una volta addomesticati, si trasformano in gatti. D'ora in poi i gatti saranno dei mob a parte ed esisteranno 9 possibili tipi di gatti, quindi 9 skin. 8 sono già state scelte, mentre la nona hanno intenzione di sceglierla basandosi sulle foto che le persone manderanno alla Mojang dei propri gatti. Alla fine ne verrà estratto uno e quel gatto sarà immortalato per sempre in Minecraft. Quindi se volete che il vostro meraviglioso gatto finisca in Minecraft per sempre, pensa che onore per il vostro gatto, mandate non lo saprà mai, però voi sì, quindi che bello. Mandate le vostre foto alla Mojang. Piccole chicche da sapere sono che i Phantom, i mob aggiunti nell'ultimo aggiornamento che vanno a infastidire i giocatori che non dormono da troppo tempo, avranno paura dei gatti, un po' come i creeper. Inoltre i gatti a volte troveranno degli oggetti e li porteranno al giocatore. Non si sa ancora quali tipi di oggetti, sicuramente hanno specificato non diamanti, quindi non potremo mandarlo in esplorazione al posto nostro. Pesce fresco magari. Perché no, lo mandiamo sul laghetto e poi ci porta da mangiare, non sarebbe male. Oppure se lo mangia direttamente, perché dice scusa perché te lo devo portare, ho fame e me lo mangio. Verrà anche aggiunto un nuovo blocco, ovvero le impalcature. Dovete sapere che questo è un oggetto che viene richiesto alla Mojang fin dal primo Minecon, probabilmente. Aggiungete un oggetto che ci aiuti durante le nostre costruzioni. Infatti, le impalcature funzionerebbero come sistema alternativo a quelle specie di colonnine infinite di dirt o legno che usiamo normalmente quando vogliamo costruire delle cose che si sviluppano in altezza. E poi dobbiamo tirare giù tutto e dobbiamo costruire un'infinità, viene sempre uno schifo.
tremendo. Grazie alle impalcature noi potremo salire e scendere velocemente da esse, e poi se le vogliamo togliere quando abbiamo finito di costruire ci basterà distruggere quella in basso alla base di tutto, e crollerà davanti ai nostri occhi e la nostra costruzione sarà un bijou in men che non si dica. Probabilmente però vi starete chiedendo di cosa saranno fatte queste impalcature. Ebbene, saranno fatte di bambù. Incredibile, il bambù si troverà nelle giungle e anche in grandi quantità. E come tutti sanno, dove c'è del bambù ci sono anche... i panda! Guarda che carini! Che puccioli! Sono adorabili! I panda, tra l'altro, hanno dei tratti unici, dei comportamenti individuali particolari, in modo che ogni giocatore possa sentirsi più simile ad un panda piuttosto che ad un altro. Per esempio, ci sono dei panda con gli occhi rossi, quelli sono aggressivi e non conviene infastidirli. Altri possono essere pigri oppure giocherelloni, e ne esiste anche uno molto raro, difficile da trovare, di colore marrone. E infine scopriamo insieme quale dei biomi ha vinto per essere il primo bioma che sarà sviluppato tra taiga, deserto e savana. Rullo di tamburo. Taiga! Whee! Tra l'altro... che era quello che entrambi noi avevamo votato, quindi esatto. Abbiamo vinto! Whee! Ci dispiace se non avevate scelto la taiga, siamo contenti invece se avevate scelto la taiga anche voi. Comunque sia, probabilmente li aggiorneranno tutti, quindi non temete, partiamo dalla taiga e poi via verso il resto del mondo. E poi via verso gli struzzi, perché so che tanti aspettavano gli struzzi, di poterli cavalcare, fare le fantastiche corse con gli struzzi. Quindi, ricapitolando, presto su Minecraft vedremo i panda bellissimissimi e dolcissimi. I nuovi villager pieni di skin differenti, la balestra per ammazzare tutti e sparare fuochi d'artificio, delle nuove architetture differenziate per ogni bioma e anche una bestia cattivissima che fa i raid insieme ai pillager. Wow, tantissima carne al fuoco, però direi che come nuovo aggiornamento promette benissimo. Non vediamo l'ora di poter provare noi stessi i prossimi aggiornamenti non appena usciranno le snapshot nei prossimi mesi, ma nel frattempo è stato davvero fantastico vedere quante belle idee ha la Mojang in serbo per noi. Speriamo tantissimo che questo video vi sia stato utile. Grazie a tutti, grazie a te per aver analizzato insieme a me le novità di questo Minecon Earth. Grazie a te per avermi invitato nella Radio Eternal. Grazie ancora e alla prossima, cari amici. Ciao a tutti.